Blogosfere ha il piacere di incontrare Lapo Elkan. Ciao Lapo, benvenuto. Ciao, come stai? Come va? Bene, tu? Molto bene, molto contento. Oggi è una giornata importante perché presentiamo i prodotti nuovi, che è diciamo il Vista, e sul Vista vuol dire che entreremo sul nuovo segmento di mercato che sono gli ottici. Dunque è una nuova tipologia di business. Fino ad oggi abbiamo fatto gli occhiali da sole per quanto riguarda il prodotto occhiali, ed entriamo in un nuovo segmento che è la vista, che è un segmento diverso, con un approccio alla vendita diverso. Siamo molto contenti di essere qua, molto contenti di essere in questo padiglione, perché questo padiglione è quello dove ci sono i marchi innovativi, dunque i marchi che apportano luce in un mercato degli occhiali dove molto spesso ci sono solo dei brand, senza però l'elemento contraddistintivo che è quello del design. Dunque partire da un foglio bianco e costruire un progetto e un prodotto, e siamo qui oggi per questo. Quanto conta, parlando appunto di design, anche l'innovazione tecnologica oggi in Italia? Allora, io quello che mi sento di dire è che l'innovazione tecnologica deve essere leggera e apportare luce. Se è semplicemente innovazione per innovazione non serve a niente. Che è un po' il concetto di Lifestyle, che era il tuo ultimo post sul blog. Io l'ultimo post sul blog te lo dico, perché Lifestyle? Light vuol dire due cose, leggerezza e luce. Leggerezza probabilmente oggi siamo al 90%, luce siamo al 50%, e stile è un nostro omnibus. Dunque io non sono un uomo di moda, non amo la moda, ma amo lo stile, e lo sottolineo ancora una volta, non sono un uomo di moda e non sono amante della moda, sono amante dello stile. Io vengo sempre definito un uomo di moda, non sono un uomo di moda, io amo lo stile. E nell'amore per lo stile ho voglia di dare leggerezza allo stile e luce allo stile, e credo che il nuovo obiettivo, o in ogni caso il mio obiettivo da imprenditore italiano che viaggia e vende i suoi prodotti nel mondo, è di spingere fortemente questo concetto di lifestyle e non di lifestyle e non di effimero dialogo del made in Italy mal gestito e mal venduto come fanno altre. Io non parlerò più di quei temi lì, per me il tema è l'Italia deve essere venduta al meglio, e per questo bisogna apportare una luce nuova e una leggerezza nuova sia alla comunicazione intorno al prodotto, e credo il mondo dei blog ne sia un esempio, perché il mondo dei blog è leggero e soprattutto è veritiero, molto di più di tanti altri mondi inerenti alla comunicazione. Per questo abbiamo deciso di montare un blog, e per questo abbiamo deciso di fare un blog libero, dove c'è libertà di espressione vera e propria, cosa che sulla carta stampata non c'è, in televisione non c'è. Il blog oggi è lo strumento probabilmente più libero di comunicazione che c'è, ed è lo strumento anche secondo me più interessante dove andare a raccogliere critiche, pregi o difetti, ed è anche lo strumento più interessante per poter costruire una relazione diretta con le persone con le quali si implementa o un rapporto di dialogo o un rapporto di cliente-azienda. Parlando proprio di blogosfera, tu che hai viaggiato molto e sei stato molto negli Stati Uniti, noti una grossa differenza tra web 2.0 e blog americani rispetto alla situazione italiana? Sì, noi siamo indietro, loro sono avanti. Noi siamo indietro perché il nostro mondo della comunicazione ha tanti pregi ma anche tanti difetti. Il primo difetto secondo me è che non c'è bisogno di avere 70 anni per essere un gran comunicatore. Non c'è bisogno di essere potente per essere un gran comunicatore. Le parole sono più potenti del conto in banca o del cognome che si porta, e se uno sa misurare le parole sono un'arma molto più grande di quanto non lo sia il conto in banca o la posizione sociale o la posizione da imprenditore o la posizione da manager che uno ha. E questo è quello che oggi ancora da noi uno non si rende conto. E ci sono grandi comunicatori che non sono né personaggi né imprenditori, né al contempo stesso grandi manager, e probabilmente questi non vengano ascoltati a sufficienza, e credo che il mondo della comunicazione si debba liberalizzare un po' di più di quanto non lo sia in Italia. Il mercato della comunicazione è ancora un po' chiuso.
Grazie Lapo. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie. Un bacio. Bacio. Oh, sono scontrati. Una lotta di occhi.